Prova. E adesso mi sentite? Dovrebbe andare tutto bene, proviamo, infatti. Ah, avevo sbagliato io. Quindi torniamo un attimo in Metal Gear. Perfetto. Sono tornato in gioco. Sentiamo. Ok, perfetto. Vi alzo un attimo il volume. Ok, scusate, avevo inserito il nuovo microfono in muto. Perfetto, intanto saluto Dark Player che è già collegato. E partiamo, abbiamo detto, dobbiamo aspettare gli altri, quindi partiamo alle 9:30. Farò forse se riesco fino alle 11:15. Sentiamo. Perfetto, se per caso volete che aumenti il volume, lo abbassi, ditemi voi perché sto ancora testando. Stasera utilizzeremo, come vi stavo dicendo, intanto Luca hanno dato Metal Gear 5 gratis. Dove? Ma Metal Gear Ground Zero, spero, non The Phantom Pain. Su Xbox. Ma The Ground Zero, spero, perché Phantom Pain è appena uscito. Cioè almeno spero sia così. Tanto qua, scusatemi, mi tolgo il microfono dalle balle, devo guardare il gioco e non il microfono. E cosa dire? Ah sì, stavo dicendo, stasera utilizzeremo il telefono perché ho scaricato un'applicazione che permette, non so bene come funzioni ancora, mi permette di utilizzare il telefono come iDroid di Metal Gear, quindi potrò avere la mappa sul telefono e giocarmela un po' più tranquilla se voglio giocarmela in stealth, in action. Giocheremo un po' più di missioni principali sicuramente. Comunque sì, iniziamo, direi che iniziamo perché sennò vi è troppo tardi veramente. Eravamo rimasti qui, eravamo riusciti a salvarmi, parlo, il prigioniero number 2. E tenetemi sempre informato per piacere sull'andazzo comunque dell'audio, perché mi interessa stasera. Si sente bene? Sì, ok. Basta far cagate, dai, giochiamo. Intanto saluto tutti e bonus giornaliero, così iniziamo subito bene. Allora, io lo prenderei subito, vediamo quanto ci è andato come bonus giornaliero. Un attimo che l'iDroid non carica. 16, accettare, sì, delle erbe ci hanno dato, va bene. Allora, io direi di utilizzare, prima di iniziare, visto che iniziamo effettivamente alle 9:30 ormai, l'applicazione intanto la colleghiamo. Ho caricato il telefono, no, mi è partita la telecamera. Intanto sto usando un Samsung Grand Prime, ho cambiato perché avevo il vecchio iPhone. Sono parecchio tecnologizzato stasera. Ok, l'audio va, magari alziamo il volume un po', magari. Vediamo un attimo come funziona. Non so come fare, ve lo dico proprio papale papale. Intanto che cazzeggiamo, facciamo esegui personal, no, qui va bene, sviluppo. Ma che cazzo sviluppiamo? Cioè, alla fine, vecchie rocce, abbiamo parecchie cose effettivamente da sviluppare. Ecco, in primis, io punto ovviamente su colpo singolo, però una pistola così, tipo, da cos'è che mi manca? Corrente, ma sono indietrissimo. Beh, neanche tanto, dai. Magari giocandoci le principali andiamo avanti veramente, veramente in maniera tesa. Queste che cazzo sono? Mother Bay, bla 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 bla. Missioni. Ah no, che cazzo dico? Ah, l'applicazione. Quindi connettiamo a Metal Gear. Va bene. Nastri, cassette. Solo mappa, qua aspetta, abbiamo la connessione. Controllo un attimo di averla con il telefono collegato. Alza il volume. Così va bene. Dark Player, fammi sapere. Abbiamo rotazione schermo, Bluetooth, Wi-Fi collegato, quindi facciamo questo, l'ultimo. Tanto siamo collegati attraverso
internet, quindi non dovremmo avere problemi, ma magari sbaglio. Ok. Controllo scaricamento. Ok. Vediamo un attimo come fare. Ciao Luca, intanto è arrivato Ale Pro Game. Serata super tecnologica. Tenetemi informato sempre sul volume. Sì, perché mi interessa, sto sistemando un attimo l'audio, mi interessa capire un attimo se sta andando bene, male, bene, male, bene, male. Però guardate, scusate, faccio un attimo una cosa velocissima. No, ho sbagliato, dispositivi, audio, regola il volume, prova, ecco, magari lo abbasso di qui, ecco, proviamo, perfetto. Quindi torniamo in onda. Vai tranquillo Dark, e non c'è problema, tanto noi siamo qui, giochiamo esattamente fra 2 minuti, intanto stiamo scaricando la mappa più satellite, però mi ci vuole troppo, aspetta, forse è meglio, no, chiudi, mi si è incagnato, intanto ciao Dark, a dopo. Stiamo per partire. Ah, intanto vi informo, non sto cazzeggiando sul telefono, sto tentando di, aspetta, ecco, di scaricare la mappa che state vedendo direttamente sul telefono per usare il telefono come iDroid di Big Boss. Solo che ci sono troppi dati e quindi penso che, non lo so, potrei scaricare direttamente solo la mappa, in modo da fare prima. Aspetta, ti devo dire il nome di un canale YouTube bellissimo, ora te lo dico, vai tranquillo, tanto partiamo fra un minuto e Ale, non c'è problemi, intanto vedo di aggiornare un attimo. E qua intanto l'abbiamo scaricata, piattaforma PlayStation 4, perfetto. Ma no, ma che cazzo, mi si è aperto, forse la devo studiare un attimo bene, sicuramente. Si chiama Fuoco di Prometeo, cosa parla? Non dirmi, ti prego, che parla. Faccio un salto, ce lo farò a fine puntata, ma di cosa parla? Videogiochi sempre, spero. Qua, scusate, ma... magari aspettiamo l'arrivo di Dark Player e poi andiamo avanti. E intanto sto continuando il mio aggiornamento. Pubblicano video ben fatti ed interessanti. Tanto scusate, a volte magari sentite l'eco della mia voce perché sto vedendo effettivamente se il nuovo microfono fa il suo sporco lavoro. Proviamo un attimo di nuovo a riconnetterci. Vabbè, intanto facciamo la missione, io direi di iniziare, magari giusto per aspettare Dark Player, facciamo intanto una missione secondaria, raggiungere questa. Comunque ci facciamo atterrare qui, perfetto. Non proprio i videogiochi, e di che cosa? Intanto qui cavallo si sta sbizzarrendo. Volevo fare un attimo equipaggiamento, armi primarie, no, non era armi primarie ma secondarie. Ho solo questa? Ah, se no la Burkov. Ma che pistole di merda. No, inizia missione, via, subito. E di cosa parla? Intanto vi ricordo Luca Grax 89 su YouTube, Facebook, Twitch, Ludomedia e Grax 89 su Instagram. Nuovo microfono e intanto... ah, porca puttana, lo sapevo, mi chiede l'indirizzo. Niente, l'applicazione mi sa che la devo studiare ancora bene, di Metal Gear su Android, quindi non posso usarla stasera. Mi dispiace, vecchie rocce. Mi dispiace davvero, vabbè, imparerò comunque ad utilizzarla perché mi chiede un attimo l'ID della PlayStation. Intanto stiamo aspettando il caricamento della pagina, ve lo ricordo. E mi chiede il caricamento della PlayStation, dell'ID PlayStation PSN, non me lo ricordo, quindi me la studierò magari nel weekend. Partiamo con la seconda missione, la missione secondaria, scusate. Tenetemi informato per piacere sull'andazzo dell'audio perché mi interessa stasera. Tanto è sempre più sporco, torneremo a... stasera sì, probabilmente andremo più di missioni principali che
che secondaria. I casi reali inventati di omicidi e suicidi, interessante, perché a me piace un sacco quarto grado, comunque quelle cose che trattano di storie di omicidi reali, tecnicamente, quindi potrebbe interessarmi tranquillamente. Penso che ci farà un salto dopo, ma poco di promesse, è veramente un nick molto originale. Recuperiamo il soldato altamente qualificato, sempre questa aspetta, vediamo un attimo. Siamo già nell'area, intanto qua c'è anche dietro di me, dice che c'è un'erba che probabilmente non ho raccolto o ho raccolto, non so. Andiamo a raccogliere quel fottuto soldato. E qui è dove tecnicamente abbiamo, tanto mettiamo la scatola con la tizia. Mi ha visto? Dai, vieni. Che adesso fai una bruttissima fine. Te l'avevo detto. Vai, parlaci. Il nostro esperto è segnato qui. Va bene, lo carichiamo ovviamente. Non voglio ucciderlo perché siamo all'inizio, cioè mi serve. No. If you neutralize an enemy without killing him, you can then Fulton extract him. Però sì, volevo mettere sempre il manifesto della tizia. Fanculo! Ma no, scusate vecchie rocce, ma io preferisco un attimo tornare, fare checkpoint e riprovarci da capo finché siamo all'inizio. Puoi alzare il volume del microfono, si sente un po' basso. Ok. Che cazzo? Così è al massimo? Proviamo, è che sono anche un po' lontano. Comunque, tenetemi informato, l'ho alzato quasi al massimo. Se no devo uscire, andare nelle impostazioni della play e sistemarlo. Si può fare anche così. Tenetemi informato. Grazie intanto a. Grazie intanto ad Ale che mi tiene sempre informato sugli andazzi. Via, entra, non si vede una ceppa di cazzo. Ok. Where are your friends? Spit it out. Ti devo uccidere, sta arrivando il tizio. Via, devo uscire, dai. Ok, lo mettiamo qui. Non posso neanche portarmelo via. Ce la siamo giocata bene, vecchie rocce. Come ha detto ieri Dark Player, il braccio bionico non serve molto. Non serve molto perché comunque ci dà la possibilità di attaccare comunque. Attenzione. Mi ha rotto le palle. Ok, il nascondiglio per diamanti è qui. Lo lasciamo andare. No, questo lo portiamo via perché ci ha creato comunque parecchi problemi. La storia forse la conosci anche tu. Un attimo. Ok, si sente forse anche troppo. Aspetta che abbasso un po'. Questo lo portiamo via con noi. Cioè, più che altro lo portiamo fuori e poi lo leghiamo ovviamente al sistema Fulton. Parecchi problemi per quello, se l'avrei anche lasciato qui. Ucciderò solo quando ne sarà, solamente se ne sarà necessario, ovviamente. Però dice che qui, che intanto c'è cavallo lì che è fermo, non fa niente. Se me lo recuperi, lo recupero volentieri. Intanto eccolo qui, diamanti grezzi. Fatto un cazzo di casino. Un po' più piano, la prossima volta Snake, per piacere, grazie. No! No, ho fatto la mossa! E qui si parte nel casino.
qual è la storia più assurda? Ale, dimmi, dimmi pure. Ti leggo appena riesco. Cambiamo manifesto. Attendiamo un attimo. Ok, aspettiamo un attimo. No, mi stanno per attaccare, vediamo. Sanno effettivamente la mia ultima posizione nota, no? Per favore. Cazzarola, che. No, non riesco a scavalcare. Vai. Nonostante sia open world, alcune zone restano comunque chiuse. Questo mi crea un po' di problemi. Devo prendere qualche soldato e interrogarli, cazzo sono la CNN, su dove si trova il fottuto tizio, che non sia magari come la pecora, che è un casino, è stato un casino trovare una pecora in questa, che tra l'altro era in questo livello qui, e ha le problemi, sicuramente può confermarlo. Tentiamo sempre di andare in stealth, però vorrei giocarmela anche con quest'arma, visto che... E lì? Questa zona mi sa... Ah, qua ci sarà il mortaio, sicuramente. Permesso, ma se c'era un soldato, che fine facevi? Io presumo che sia là dentro, adesso andiamo a vedere, vecchi rossi. C'era un po' buio, eh. Sì, avrei potuto prendere una normalissima entrata, ma non faceva figo. Là c'è una pianta intanto. Andiamo a prendere, eccola. L'assenzio, eccolo. Ma che cazzo? No. No, chiedigli, sputa Rocco, sputalo. Ok, mi hai fatto scoprire meriti di morire. No? Via. Allora, dobbiamo trovare... Ho un'idea, vecchia roccia, sfruttiamo il potere del sigaro di Solid D. Ah, non posso usarlo? Perfetto. Perché sta diventando un po' scuro. Intanto è tornato Dark Player. Miracoli. Ciao Dark, ben ritornato. Non ci speravamo più, pensavo fossi fuggito in Afghanistan insieme a Snake. Scherzo. No, allora, vediamo un attimo. Perché no? Allora, vediamo. Avresti fatto bene a fuggire con Snake, però non è proprio la zona giusta. Intanto Dark ti aggiorno sulla situazione. Non sono riuscito ancora a collegare comunque la mappa e a far diventare un Android il telefono, perché devo scaricare troppi dati per una mappa. Sono circa 700 MB, che sono abbastanza, ma sono minori intanto. E in più devo registrare il mio ID PSN sull'applicazione, non so se la riutilizzerò, magari qualche volta facciamo una live così a cazzo, sempre tentiamo di scaricare i dati della mappa. Intanto abbiamo un ok, attenzione. Prendilo. Scuta il rotto.
c'è il tizio lì. Questo lo portiamo via con noi. Dove? Attenzione. Allora, c'era una donna. Attenzione vecchie rocce, c'era una donna nel 39-40 che aveva fatto 14 parti e quasi tutti i figli morirono, ne rimanevano solo 4 e a loro ci teneva molto. Allora, per non farli morire, i fan uccideva delle donne col loro sangue, cioè c'era dei pasticcini. Quella donna fu scoperta e passò 30 anni in prigione e poi morì a 77 anni. È inquietante questa storia. Ma veramente? Quasi quanto attaccare dei corpi morti attorno a un sistema culto. Ed è italiana la donna. Sì, diciamo che all'epoca c'era una mentalità veramente anomala. Però dai, far dei pasticcini con del sangue di donne morte è da malati di mente, vecchie rocce. Ah, ti ho beccato. Dove sono parcheggiati i camion? Bene. E anche questo viene portato via per punizione. Oh santo Dio. Ok, Dark Player. Santi Dio, sì, si può dire. Cioè, nel senso, è strano effettivamente. Però, insomma, se andiamo a vedere poi i serial killer, le storie sui serial killer americani, cazzo, riusciamo forse a trovare qualcosa di più peso. La cosa più inquietante è che è vera la storia, è vero, il fatto che le storie siano... Attenzione, attenzione. Ehi? No, dico, ma mi hai visto cosa? Tornerà indietro e mi vedrà, e io lo prenderò. Se mi spara però mi incazzo. Attenzione, le storie vere comunque danno. Oh, pensavo di non farcela. Ok, portiamolo via con noi. Anche una donna alla fine della guerra uccise delle altre donne che oltretutto erano vicine di casa. Quando prendeva i corpi con esse faceva dei saponi e li vendeva in giro. Questa la sapevo, anche perché la tizia era della zona dove più o meno era della zona qui intorno. Ma era di anni e anni fa. Porca miseria, se lo sia. È la stessa donna? Ah, addirittura! Comunque era qua, era della zona qua, se non sbaglio. Via! Intanto lui ce la diamo a gambe. Cazzo, mi hanno visto, ma dove sto correndo? Sì, ciao. Però non mi ha raccontato la storia dei saponi, ma dei pasticcini. Tanto qua c'è della carota nera, che nel senso serva a cavallo. Ok, via. Raccogliere piante mentre ti stanno sparando i 230 penetratori di missili. Portiamo qui dentro. Però mi hanno visto sicuro. C'è qualcosa qua che può... Diamanti grezzi, busta lì via. Allontaniamoci un attimo dalla zona. Ciao. Forse è ora di chiamare cavallo? Non lo vedo. Dovrebbe arrivare, ma... Ehi! Ok, resta qui cavallo, forse non ho bisogno del tuo aiuto. Proviamo questo soldato, poi ci facciamo una missione principale, perché faccio. Uno dei casi comunque più inquietanti, io vi consiglio di guardare se siete appassionati di storie di omicidio, c'è il documentario completo su YouTube sull'assassino più violento del mondo, o comunque dell'America. Ma cambia molto The Phantom Pain con Zero, non mi ricordo come si chiama, si chiama Ground Zeroes, e cambia nei controlli non tanto, però si vede che comunque hanno migliorato molto il gioco e hanno...
Cioè, sembra che avessero proprio voglia di fare questo gioco. Ground Zero, io ho trovato una demo che abbiamo pagato così a prezzo semipieno. Scusate, ma... Attenzione, forse è meglio se tengo questa, tanto sanno che sono in zona. La ricarichiamo, per l'amor di Dio. Zero era una demo di The Phantom Pain. Sì, era una specie di pre-introduzione, ma... Oh, porca miseria, non ti ingordi. Dai, vieni, 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 vieni. Che brutto. Venduto come gioco completo, esatto, pur di far soldi, come i DLC, che sono una fregatura, vecchie rocce. Dai, parla, se vuoi parlare. C'è un nascondiglio per diamanti, ma i diamanti ne abbiamo già abbastanza. Prendiamo questo prigioniero specializzato e fuggiamo. Io tutto fiero che l'avevano dato gratis. È un bel titolo, però insomma hai poche missioni. Io non penso neanche di averle sbloccate tutte poi. Mi ha semi visto, attenzione. He's coming too. Roger that. Non mi ha visto. Peggio per lui. Questa me la so. Cioè, questo è il miracolo. Poi c'è una storia di uno, non vi racconto perché è troppo difficile da spiegare. Peccato perché ce ne sarebbe. Cioè, potremmo fare uno speciale su queste cose qui. Guarda, lo sto catturando tutti così. L'hanno visto però, forse mi inseguiranno in due. Attenzione. No. Madonna, no, questa è la giocata del secolo, vecchie rocce. E in più vi dirò, il mirino in prima persona non mi dispiace quando c'è da usare. È un po' scomodo a livello di tasti, perché con L2 devi tirar fuori l'arma, R1 miri e poi R2 spari, è scomodissimo. Ma questo già lo sapeva anche, probabilmente. Tizio mi sta cercando. Divani, poltrone, sofà. Sì, fallo Luca. Comunque andate sul canale di Prometeo, ci sono tantissime storie inquietanti. Lo farò io, anche perché sono un appassionato, non so se lo sapevate, però sono un appassionato di queste storie. Che mettono un po' di timore per voi. Comunque Ale, fatto. Attenzione Luca, sta giocando bene. Bella questa. Questa qui è forte. Stranamente sì. E adesso magari perdo tutto. Qua come potete vedere, faccio vedere un attimo la radio, distrutta. Fai video su tipo casi irrisolti o casi inquietanti o casi suicidi. Non è proprio il genere di video che potrei fare, perché nonostante amo il genere, non sono proprio video da Luca Grax. Spaccato un vetro e non c'era nessuno. Madonna, sono scemo e molto. Perché Dark? Non ho capito, non l'ho capita. Perché sei scemo? Ah, qua su però. Perché? Infatti perché? Cioè io sto girando il mondo qua su. Che cazzo è quello? Ma secondo voi lo prendo? Ciao. Carne di corvo andata. No, da qui muoio. Però lo faccio così? No. Io sono sicuro che il tizio qua è in zona. Dov'è che ci troviamo esattamente? Vediamo. Su questo, perfetto. Attenzione con la S. In che senso? Ah, attenzione. Scandalo. Sentite, io catturo quel tizio là perché mi sta mettendo un'inquietudine.
non trova più il suo collega, poveraccio. Vabbè, vediamo se con la... Ma che indicatore, scusate? Vai, se portiamo via quello lì forse è fatta. Non ho la macchina per andare. You gotta extract him. Madonna che mira. Con tre colpi, via. Sì, però non riesco neanche però a intervistarli, interrogarli per sapere che cazzo è il tipo. Adesso li cerchiamo con calma, visto che dovrebbe... Vediamo... La zona è sgombra da soldati. Giochiamocela tranquillamente. Stavolta ce la siamo giocata bene. Se avevo il braccio bionico, faccio un'unità. E torniamo là. Aspettate che metto il marketplace. Per vedere un attimo dove cazzo è il tipo. Ma perché mi segnala quel marketplace là? Vabbè, torniamo un attimo qui. No! Dov'è il tizio? Adesso ti ammazzo, mi ero soltanto alle porca puttana. Dove cazzo è? Ma dove erano tutti sti tizi? E io me la stavo sciallando di brutto come se non ci fosse nessuno. Non ho parole. Muori. Nel napa. Allontaniamoci al più presto. Un sistema di culto lo terrò comunque per il prigioniero. Se li addormenti, PGR2, loro si svegliano e li puoi interrogare. Ah, è vero, me l'hai detto ieri. Però devo ricordarmelo. Magari ricordamelo se dovesse recapitare, vecchia roccia. Ma in fondo, mi pare aver visto qualcosa che si muove. No. Ho rischiato, però. No, non corro perché sicuramente in zona, vediamo. Mortaio, cagno. Ho sbloccato un po' di tutto, diciamo. Che poi di gameplay su YouTube ce ne sono già troppi. E poi Dark Player chiede, ma Toscano sei Alessio? E che tu? No, quello è pugliese, ma che cazzo sto dicendo? Allora, torniamo un attimo dove eravamo prima, perché sono sicuro che deve essere lì il tizio. Se non mi cannano brutalmente. Intanto io per sicurezza tengo la pistola, perché pensavo non fosse più nessuno, ma mi sbagliavo. Ormai tutti seguono solo Ron Gabbo Vedder. Sì, può essere, io non li seguo tecnicamente, io seguo... Ecco, parliamo di questo, ragazzi. Che youtuber seguite, famosi che si possono dire a cazzo che youtuber? Io personalmente Ciccio Gamer, Yotobi, Zeb, Giorgio Cappello di Paglia, Faren, c'è Player Inside 1, 2, Qua, 89. Bene o male sono questi quelli che più seguo. Poi vabbè, chi c'è? Yotobi Games anche. Non c'è un caso di pugliese. Infatti. Ma dove sto andando? Me la sto allungando un pelo? Torniamo qua. Ok, è inquietante. Ci sono troppi segnalini. Ah, lì c'è il cane. Non ce la siamo giocata male, vecchie rocce, però giochiamocela un po' meglio. Entrare qua con calma. Ecco, eravamo qui. Thank you.
via via, inviamolo via. Là, l'ultimo devo tenerlo per il tipo. No! Porca puttana! Ma ti addormenti o fai finta? Guardalo! Ma te ne ho sparati 20! Ma che cazzo sei, un cavallo? Senti. No! Ho usato l'ultimo full! Ah no, ok, ok. Vabbè, usiamolo. Ce lo portiamo via con la mano. Io Giorgio Capello Italia, qui Ciccio, io Toby Player, sai, quel miglior youtuber della storia. Luca Grax. Graziale e Lion. Però ragazzi c'è anche FabiJ, ultimamente grazie forse a Special MTV, l'ho scoperto poi quest'anno e ho iniziato a riguardare tutti quei video e vi dirò, mi diverto un sacco come uno dei youtuber emergenti più bravi che insomma io abbia mai seguito. Ho iniziato a collaborare con lui quest'anno, comunque mi ha fatto pubblicità, io ho fatto pubblicità a lui, ci siamo scambiati con un video la pubblicità e sicuramente Eros Pirata, che insomma ho trovato geniale, guardatelo perché è, non so se lo conoscete. FabiJ sta sui Kabazizi a molti, devo dire la verità, tra l'altro ha fatto un film che uscirà quest'anno, l'anno prossimo, non lo so, forse fra pochi mesi. FabiJ mi sta sul cazzo, però no, c'è da dire che potete, cioè si può dire quello che si vuole su FabiJ, però il fatto è che se è arrivato lì, ok, non è merito suo perché si è fatto dare una mano da dei professionisti, però è uno che secondo me a livello caratteriale ci sa molto, anche sui videogiochi, anche se fa comunque gameplay abbastanza casual, cosa che insomma io preferisco un po' le serie, cioè per me Ciccio Gamer ovviamente è un genio. Game Therapy, esatto, dovrei andarlo a vedere, ma adesso vedo un attimo, probabilmente verrò trascinato dall'amorosa a vederlo, ecco. Odio il film, chissà com'è, invece mi hanno detto che però si interpreta dei ruoli tipo Ezio di Assassin's Creed e chissà quali altri personaggi, così è apparso, fa per terra, un fucile, chi se ne frega, li ho rapiti tutti, cioè no. Costruire più piattaforme, ok. Non posso, che cazzo devo fare? Sviluppo? Aiuto! Ah, gestione della base, non l'avevo mica visto. Costruiamo qualche base in più. Guardavo anche, seguivo anche il fratello di Ciccio Gamer che è... aspetta, piattaforme di sviluppo della base. Ok. Un'ora? Cazzo. E ok. E ok. Questa ancora... No. No, perché mi manca ancora un po', va bene. E... no. Stavo guardando però la mappa. Joker, ecco, mi viene mica in mente il nome. Poi ho smesso, perché se ci fate caso Joker... ho fatto anche video su FIFA 15 con gli spacchettamenti e sinceramente... cioè, ci stanno se volete, però fare 10 video al giorno di spacchettamenti, per dire, non è che dico che sia così, non diverte più. Ci sta quando un video originale magari si fa attendere. E ho adorato alla follia, se devo dirvela, la serie di MotoGP che ho finito di vederla di Ciccio. Veramente bella. Che c'è anche Zoda Clapis e De Cali, esatto, sì, perché sanno che i suoi fan lo vanno a vedere e loro incassano. Esatto, Duck Player, però è un altro, il mio è un altro discorso, cioè, finché lo fai per i soldi o comunque ci sta. Cioè, anch'io posso dire un giorno, cioè, tutti speriamo di arrivare magari al punto, insomma, ci facciamo conoscere tutti come youtuber. Però alla fine, cioè, ho sempre, cioè, io penso che prima o poi ti stanca fare sempre video solo per quel motivo lì. Cioè io purtroppo magari faccio dei video e poca gente mi segue, questo è vero. Però mi piace, cioè ho scoperto che insomma, è figo comunque far partite in collaborazione con chi ti segue. Soprattutto se si ha magari gente che sa dove bisogna andare. Mi riferisco alla storia della pecora di ieri in Metal Gear. Ne parlavo oggi tra l'altro con Tumpai.
attraverso WhatsApp, stavamo parlando del fatto, vecchie rocce, che molti youtuber magari sfruttano dei giochi appena usciti, ditemi poi se sbaglio, giusto per aumentare le visualizzazioni su YouTube o cose così. È vero, ma non tutti i giochi sono adatti a certe persone. Cioè io, per esempio, se Ciccio facesse Metal Gear io non ce lo vedrei. Neanche Joker ci vedrei a fare un Metal Gear oppure un... non lo so. Sì, ma porca troia, fa VJ Clapis, De Carli e col cinema non c'entrano un cazzo. Adesso se tu fai gameplay, guadagni tanti iscritti, tu cambi carattere. Sì, probabilmente, cioè non dico che sia giusto, ma probabilmente io la vedo così, cioè è difficile rimanere se stessi e sono il primo a dirlo. Forse perché non hai più la possibilità comunque, cioè finché c'è poca gente è gestibile, cioè riesci a rispondere a tutti, riesci. E quando la gente magari hai tanta gente comunque che ti segue, è difficile durante una live rispondere a tutti, questo sì. Però c'è da dire che non so, quelli che veramente rispondono ai messaggi in live, mi è capitato insomma di ricevere risposta da YouTube e da Paren. Sui video di YouTube mi ha risposto una volta Ciccio, avevo fatto un commento, e i ragazzi di Player Inside. Diversamente gli altri gli scrivi, magari leggono il commento ma non ti rispondono, o perché non gli interessa o perché non è rilevante per il messaggio oppure per altri motivi. Io Zoda sinceramente non so neanche chi sia. A volte mi è capitato di vedere video di Pantellas, però sai, sono quei video di gente bravissima ovviamente, però non è proprio il mio genere. Vi consiglio Eros Pirata comunque. Non lo dico per dire, perché insomma. Ma se fosse qua il tipo, mi segnala 20 metri, vecchie rocce, sto girando. Ma qui la mappa posso levarla? No. Ah no, ok, ma sono tutti segnalini che ho. Cioè non c'è più nessuno, sono solo io che sto girando come uno stronzo. Non lo so, mi è parso anche di aver visto un video di un tizio, non so, ditemi voi ragazzi se l'avete visto, mi farebbe piacere parlare di questo argomento. Ecco, 11.000 iscritti, già per me 11.000 iscritti sarebbe, cioè, sarebbe, come dire, cazzo, ho raggiunto un piccolo traguardo, un piccolo, cioè, è che veramente, sì, ne stavo parlando oggi su Ludomedia tale. Che vi consiglio di andare a vedere, si chiama Non Fuoco di Prometeo. Aspetta che ve lo dico subito, che ce l'ho qua sotto. Manu Black Panther e Manu Black Panther Gaming. Ho visto qualche video, fa recensioni di film, videogiochi e fa anche gameplay. È abbastanza abile, almeno ho visto due recensioni, mi sembra abbastanza interessato a quello che fa, perché poi alla fine si riduce tutto a quello. Al di là degli obiettivi che uno si impone, devi essere interessato a quello che fai, perché molte volte mi è capitato con certi giochi che ho cancellato, ho fatto delle piccole live qui su Twitch, li ho cancellati non solo da Twitch ma anche dal PSN, perché mi sono accorto che erano giochi che magari andavano di moda, io li ho provati ma mi annoiavano. Metal Gear lo seguo da anni, quindi è impossibile che una saga come Metal Gear mi annoi. Però sì, quando arrivi ad avere anche 10.000-11.000 iscritti, come dice Dark Player, sono numeri. Il più è mantenerli, forse il più è arrivare a farsi conoscere un attimo, perché nonostante sia tutto social, qui diventa veramente difficile farsi conoscere. C'è troppa gente e troppi gameplay. E in più YouTube si sta riempiendo con queste challenge, secondo me, ce ne sono troppe. E capisco anche gli ultimi video di Yotobi, non so se lo seguite, però insomma inizio a intravedere che anche lui, non dico che si stia fermando a livello di fantasia, però capisco i suoi discorsi, anche se fa video un po' più brevi. Io l'ho conosciuto comunque di persona, come Daniele Dasenmatter, come Dottor Avo, Farenz, li ho conosciuti di persona, ovviamente alle fiere videoludiche, e sono così come li vedete, sono proprio così, solo Farenz è un po' più timido, mi è sembrato un po' più timido rispetto ai suoi classici video,
ho visto anche il gatto tutto bravo. Io Toby invece proprio, e anche Daniele sono, no, Daniele è un po' più riservato, Daniele Dungeon Master, a dirla tutta. Io Toby invece proprio così come lo vedete nei video, cioè se ha la battuta molto spontanea e soprattutto sta molto a contatto con il suo pubblico, e questo secondo me è una cosa che gli porta come si dice, comunque cose positive ovviamente. Dove cazzo è questo prigioniero maledetto? Sì che servono Dark, tirano visual, però anche lì c'è da fare un discorso, perché io posso, cioè voi potete aprire un mio video, vederlo tutto, vederlo metà, eppure la visual in ogni caso viene conteggiata come una visual, e quindi non si capisce, cioè se io vado a vedere nei miei dati so che tal video è stato visto così, magari viene visto metà, un quarto, quindi non tutti i video vengono visti interamente, quindi uno si fa un'idea di cosa può migliorare e cosa no. Però non è facile, vecchia rotta. Anche perché io... devi solo far interessare la gente. Sì, ma il mio è un discorso di trattare i videogiochi, ma magari non in stile recensione, ma di trattarli per le mie sensazioni. Magari farò un sottogiudizio su Until Dawn, su Metal Gear, e magari... E dico cosa io ho provato giocando, o comunque vi spiego le mie sensazioni su questo gioco, possono piacere o non piacere, però vi dico le mie sensazioni positive o negative. Questo tizio no, intanto mi faccio spedire altri Fulton già che ci sono, guarda, li faccio spedire qua, e lancio di rifornimenti, munizioni Fulton qui, aspettiamo un attimo. Io ho 134 mi piace totali nel mio canale. Io secondo me ho pochi iscritti. E... ah, a proposito, vi consiglio di leggere il blog Diario di un Nerd, Diario Segreto di un Nerd. È il blog aperto da pochi giorni da Tumpai, o solo Matti sul tubo, dove parla di videogiochi in maniera molto personale, come piace a me tecnicamente. E... raccontando dei fatti comunque molto divertenti, secondo me dovreste darci un occhio, vecchio rosso, perché merita veramente tanto. Quindi intanto vai, ok, continuiamo la nostra avventura. Dove cazzo, dove pensate che possa essere questo infame che si è andato a nascondere qua? No, missioni opzionali, dai, mi rimane solo prigioniero è già stato catturato? Ma scusate, ma sono stupido? Ma allora chiamo... probabilmente... no, ma è impossibile. È impossibile. Lista missioni, missioni opzionali. Ah, li ho recuperati tutti. Ma, ascoltate, io facciamo un'altra missione principale. Dove riposano le api? Che poi tutte queste missioni... cioè, come faccio? Cioè, dovrei rigiocarmene... arti fantasma, il risveglio. Oltre la cortina, recupera l'ingegnere, oppure recupera la nuova arma, recupera l'ingegnere, accettare questa missione, ok. Intanto chiamiamo il cavallo, andiamo via di qui. Sembra che abbiamo bloccato veramente tutto. Scusate, a forza di parlare mi ero distratto, comunque bene. Prendiamo il braccio bionico e andiamo. Secondo me per iniziare bene su YouTube devi fare un tutorial perché tirano visual, ma non di BM, ma di persone che non sanno cos'è YouTube, quindi guardano il video e a carissimo si iscrivono. Intanto scusate, un attimo, piccola pausa. Ok, infatti Manu, ok, forse arriverà in live questo ragazzo che vi dicevo prima. Comunque, no, aspettate, perché abbiamo due... Inizio missione, facciamo inizio missione qui. Tipo gli adulti anche 77 che non sanno nemmeno cos'è una stampante. però è vero,
vero ed efficace, però. Però per dirvi, vecchie rocce. Cazzo, la pecora. Vabbè, ciao. Cazzo, me ne faccio di una pecora. Ne ho 100, devo allargare prima. Qua ce ne ho 100, ma devo allargare prima la Mother Base. Però un po' di fiori non ci fanno male, quindi mi fermo un attimo a raccoglierli prima della missione principale. Mezza luna, perfetto. Ehi, non esiste altre. Per farsi riconoscere bisogna fare video originale, prendi i player inside, fanno ridere, hanno inventato due personaggi come George Orwell, il portavoce, allora uno vede anche un video e si iscrive. Potrebbe essere come potrebbe non essere. Loro sono spettacolari. Fanno tanti video brevi, hanno capito forse il segreto, fare tanti video brevi, ma trattano notizie interessanti con personaggi seriamente divertenti. Video utili e non soliti gameplay, è vero. Però io per esempio adesso non faccio più gameplay registrati, ma li faccio in live per mostrare magari. No. Allora, puta rosa. Visto che hai fatto casino io ti ammazzo. Cazzo vuoi? Vattene a fanculo. Là. E viene portato via anche dal sistema chiuso. Parola cielo, ok. Vediamo se riusciamo a trovare. Guardate qua. Carburanti, così ci aiutano a migliorare, diciamo, la Mother Base. Qua chiamiamo il cavallo un attimo. Intanto vi ricordo. Scusate un attimo ancora di nuovo. Scusate vecchie rocce, non ho messo il link su Ludomedia, me lo stanno chiedendo, scusate, metto un attimo in pausa. Proprio una cosa velocissima, io faccio gameplay perché sono un bambino di 13 anni e sembro patetico parlare di novità e videogame. Guarda Dark, io ho 26 anni, effettivamente la gente può prenderti magari per pazzo, e te lo dice un pazzo, però insomma è una passione, cioè c'è gente che fa di peggio. Non penso che sia questo male, comunque ecco fatto, scusate, mi sono interrotto. Non penso che sia questo male, il cavallo l'ho chiamato? Ah sì, è qui, non lo vedevo più, che sia questo male parlare di videogiochi. Io seguo anche Alberico Isle, che è iniziato da giovanissimo, e quindi cosa... a lui è sempre piaciuto fare video, seguo anche Awid, seguo Riccardo Dose. Ne seguo parecchi. E attenzione! Attenzione, siamo arrivati comunque a un obiettivo abbastanza importante. Ok. Ok. Video, seguiamo un attimo il video. Aggiornamento ai droid. Io sono cresciuto con i videogame. Anch'io. Il primo gioco è stato Crash Bandicoot, che insomma ringrazio per avermi aperto un mondo. Poi c'è stato Super... no, forse prima Super Mario, ma non ero arrivato così tanto in là come con Crash. Crash per me è il mio videogioco preferito in assoluto. Poi vabbè, se volete c'è Metal Gear e tutto quello che viene. Come tutti con Crash. Sì, perché Crash, io credo che un platform adventure game, adesso facciamo più platform come Crash, non tornerà più. L'hanno distrutto dopo Crash Bash. Se volete, l'ultimo che veramente è stato spettacolare è stato il Twinsanity, dove Crash e Cortex facevano cooperativa. Scusate. Ok.
Però vedo molta gente che ultimamente o si piange addosso o fa delle challenge o punta sul gameplay. Io preferisco mettervi sul mio canale i gameplay delle live che faccio in queste sere per vedere un attimo come la gente, cioè far riprendere intanto il gameplay alla gente, ma poi fargli un attimo vedere come fra virgolette collaboriamo anche per arrivare magari alla soluzione di una missione secondaria o principale. Scusate, qua io non ci capisco una ceppa di cavallo. Ah, no, cos'è? No, devo cercarlo qua dentro. Andiamo, io chiamo il cavallo, fanculo. Tu sei stato tra i Crash che ha scritto la storia? Sì, anche perché era originale. Poi dopo è arrivato Crash tatuato, che sembrava una tamarrata assurda, sinceramente, mi ha fatto un po' cagare. Esatto, Ale, quanti anni hai? Comunque, sì, se vi posso dare un consiglio al di là della gente che pensa che siate pazzi a parlare di videogiochi, se è la vostra passione, continuatela. E che cazzo è un dirupo? Ma che cazzo? Ma si è mio? Vabbè, prendiamolo di qua se non mi ammazzo. 14, va bene. Beh sì, comunque, cioè, ovviamente non togliendo nulla le cose importanti, come se io sembro un vecchio di 30 anni, magari agli studi e queste cose qua, però insomma nel tempo libero, se posso darvi un consiglio, non che sia poi, insomma, che si tratti di videogiochi, che si tratti di calcio, che si tratti di sport, bisogna avere anche il tempo, comunque, come disse un grande, di stancarsi o comunque di cazzeggiare. Ecco, un attimo che prendo il tizio. Ok, dimmi dove sono i prigionieri. Perfetto. Tanto questo lo prendiamo con noi. La gente inizia a usare il termine nerd negli ultimi anni, ho notato, però magari non sa effettivamente cos'è un nerd. Pensa che sia un coglione che è attaccato ai videogiochi. Invece no, cioè, se uno veniva chiamato nerd negli anni 90 era una cosa, adesso è semplicemente un appassionato, cioè. E poi, secondo me, c'è differenza tra un nerd e un gamer. Le due cose non vengono. Scusate, ma qua c'è un casino assurdo. Ah, dunque devo arrivare là in fondo. Vediamo un attimo. Qua ho visto un tizio? Ah, sì, l'ho visto. Sì. Soldato sovietico. Poi ci sono quelle persone, scusate, a scuola che mi insultano dicendo che io faccio video perché sono sfigato e solo perché faccio video su YouTube. Non dargli retta, te lo do proprio come consiglio perché non è facile neanche per me, nel senso, sì, ok, ho 26 anni, però stare attaccato a un videogioco può sembrare brutto. Ovviamente gli do la giusta importanza perché non posso esagerare al 100%, passare tutta la mia vita con i videogiochi, però è ovvio che mi trovo a casa la sera scherzavo. Raggiriamo per di qui. Ma cos'è questa, una discarica abusiva? Ma che cazzo? Però probabilmente lo fanno perché per un fatto di non offendetevi, ma di immaturità, nel senso, fra qualche anno magari capiranno che ognuno ha le proprie passioni, allora magari troveranno anche divertente, cioè dovete proprio, c'è da attendere. Oh, attenzione, scusate, ma allora io salirei, mentre poi quelle persone sono dei bambini che fumano e si fanno il fatto di fumarsi e far di tutto, porca puttana, no, ho sbagliato persona. Via, no, ho fatto 10 punti. Adesso muoio. No, spero di no. Volevo nascondermi in mezzo all'erba, ma mi sa di aver perso comunque dei punti.
ma perché l'ami segnala? Il cavallo è là che spara i cazzi fuori, così, vabbè. Cavallo! Non so cosa stai dicendo, ma spero che non mi stia offendendo. Come disse Bonolis, nel dubbio sono. Perché adesso i giovani sanno fare solo quello, è vero, ma il brutto di fare tutto anticipatamente, Dark, è che quando arrivi poi a 18 anni, che potresti avere la libertà, non so, di guidare la macchina, di fare cagate, ti annoia tutto. E quindi non hai più stimoli nel trovare cose nuove da fare. Tutto qui. Ogni stimolo, tra virgolette, qui posso stare, magari stiamo qui e ci riprendiamo un attimo. Intanto scusate che rispondo anche qua al mister. C'è un 10% di persone mature e un 90% di persone immature che fumano per fare i figli oppure teste di cazzo ignoranti. Per questo preferisco chiuso in casa, perché nella generazione del adesso tu non puoi trovare amici. Il fatto è che io vabbè, se io ripenso un attimo, io ho 26 anni, lo ripeto, però se ripenso un attimo agli anni passati posso ritenermi fortunato, perché ho trovato solamente persone con la mia passione, come Toon Pai, che insomma è cresciuto con me, abbiamo giocato un sacco di videogiochi insieme e tuttora coltiviamo questa passione nel tempo libero. Altri amici, avevo un amico che insomma aveva milioni di console, ma ve lo giuro, avevo il Game Boy, GameCube, la Play 1, Play 2, cioè Xbox, la prima Xbox, ci siamo spaccati con tutti i videogiochi esistenti. Che sia giusto magari no, perché ci vuole un limite, però insomma è stata più una cosa graduale, cosa che al giorno d'oggi manca. Per trovare amici devi essere un bulletto antipatico senza cervello, è vero. È per questo che a volte dico è meglio restare con poca gente ma buona, veramente buona. Perché poi il brutto di quelle compagnie ve lo posso assicurare, perché pensavo fosse una frase fatta ma me ne sono accorto col tempo, compagnie così di solito si sbriciolano col passare degli anni, mentre quelle che tecnicamente hanno passioni in comune possono resistere parecchio. Ma sti due fanno davvero? Intanto sta arrivando una, mi sembra che stia arrivando una tempesta. Via, tentiamo. Niente, ho fallito. Aspetta un attimo, arrivo, rispondo tra pochissimo e devo per... Sono in 42. Non mi uccidere. Ho moglie e figlio. Peggio se avevo due mogli e un figlio. Che cagata. Intanto c'è un casino, vedo rosso, c'è la tempesta che vorrei vedere giallo. Ascoltami, rotto la minchia. Vabbè, ci ho provato. Odio le medie perché ci sono solo bulletti. Diciamo che alle superiori potrebbe essere più difficile, però potrebbe anche essere più facile, perché la gente è un po' più matura e può capire meglio certe passioni. E i miei genitori si lamentano dicendo che ho pochi amici, ma guarda, gli amici arrivano col tempo, soprattutto probabilmente quando troverai anche al di fuori della scuola gente che è realmente interessata alle tue passioni, vedrai che aumenterà. Cioè è normale alle medie avere il giusto numero di amici, ma non è il numero di amici che conta, ma le persone che realmente meritano di essere chiamate amici, come sappiamo sono il numero piccolo, diciamo, oggi come oggi. Io lo riprendo.
puta rotta. Vabbè, due sono gli altri. Ok, lo porto via con me. Tanto sono già le 10:30. No. No, sei incagnato, lo sapevo. No, ok, andato. Grazie. Vabbè, ritorniamo al gioco. Ma sì, Dark, non ci pensare. Comunque, no, l'unico consiglio che posso darti su questo punto è coltivala. Magari tenta di capire, magari se alla gente, attenzione, possa piacere la tua passione. Oppure buttala come se fosse una cosa abbastanza frivola, nel senso, sì, guardate, io faccio questi video, comunque ho questa passione qui, però sì, la gente spesso, capita anche a me, offende. Magari non ha mai neanche visto un mio video, però offende, perché la gente deve solo rompere le palle, e a volte senza motivazione, mi sto cagando addosso. Comunque L2, R1 ed R2. Cazzo, ma muori. Colpi alla testa, big. Dai. Ne parliamo poi dopo, addio. Allora, io andrei qua, ma ho paura di beccare qualcuno. He's coming too. Roger that. Dai, tizio. Ma da là in fondo, vabbè, oh, mettiamo il cartone e via. Attendiamo. Intanto vi ricordo LucaGrax89 su YouTube, Facebook, Twitch, Ludomedia e Grax89 su Instagram. Tra l'altro ho messo la foto del nuovo acquisto su Instagram, se volete darci un occhio, Grax89. Sta arrivando veramente? Perché mi spari? Dimmi perché mi spari? È andata male, Francuccio. Adesso lo facciamo fuori appena torna. No, c'è anche l'altro. Allora aspetta che faccio. Mi sa che potrei fargli fare la stessa fine dell'altro tizio. Però aspettate, perché qua. No! Ah no, R1, ho sbagliato io, ma che cazzo? No, mi sono giocata male, ma questo. Però al casco. Gli sparo in faccia. It's a final count. Oh, attenzione. Ma sapete cosa vi dico? Vado a prendere anche quei due. Oh, mi ha visto. Se ne è accorto? You gotta extract him. Cazzo, no. Là, scansioniamo. Luca, ti piace il calcio? No, Ale, non sono proprio. Oh, cazzo. Là. Mi sa che mi hanno visto. Cosa faccio? Silenziatore, tengo questa, nel caso. Datemi un consiglio, perché ero, cioè io tipo Rima. Ah, Roma, allora. Careful.
Mandate a fanculo. Colpo alla testa, via. Me la sono giocata violentemente. Via, 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 via. Ehi, 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 ehi. Colpo alla testa. Lo chiamavano il re di Call of Duty. E non l'ho mai giocato. No, vabbè, ho giocato in Call of Duty. In Black Ops 2 è stato riuscito. E qui che cazzo di fine. Vabbè, rimettiamo la silenziata. Spero che non vengano. Aspettiamo un attimo. A me non piace, ma seguo la squadra. E sono pugliese. Che cazzo è stato? Devo approfittarne adesso. Via, 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 siamo fermi un attimo. No, io il calcio non lo seguo, non riesco mica ad appassionarmi, perché andavo un po' dove tirava il vento, diciamo, se una squadra andava bene bene, se no ciao ciao. Intanto qua messaggi, bene. Luca, quando potremmo giocare allora? Ah, ecco, a proposito, sto tentando di sistemare un attimo la connessione con l'Xbox, perché non riesco a collegarla a internet, purtroppo. E appena ci riesco è andata. Tra l'altro sto pensando se vendere o non vendere l'Xbox, perché sono fermo, cioè insomma è ferma lì e non la uso molto, in questo periodo. Ma perché non sali? Cosa c'è lì sul... Devo arrivare sotto questo tavolo. Aspettate, ma se ce la giocassimo di notte, vediamo se riusciamo. No, neanche. Niente. Però intanto possiamo staccare qui. La One o la 360? Io 360 e Play, identico ad Ale, ho la 360 e la Play. La 360 dominava nella old gen, nella next gen, sicuramente la Play 4 ha battuto l'Xbox One. Non c'è cazzo che tenga. Anche perché adesso si è abbassato il prezzo della 4. Qua spulciamo un po', vediamo cosa riusciamo a trovare o a non trovare. Cosa? Ah, munizioni, interessante. Niente, niente. Qui? Oh, c'è un po' di luce. Via, 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 via. No. In che senso hanno andato? Cassetta. Ok, Xbox One domina, dominava adesso col calo della oh, attenzione, arriva il tizio. Ma sanno la mia ultima posizione? No,
Ah, stanno girando a casa così, pur vivi. Ma entrano anche nelle case, secondo voi? In Italia PS4 è la più venduta, assolutamente. Provo a uscire dalla finestra, ma... Ok, mi è andata bene. No, mi è andata male, sono incastrato. Spero che non mi becchi normalmente. Dove l'hai letto internet? Ma in America è tipo... Che cazzo? Siamo salvati da che rotta forse. Sanno la mia posizione. No, la sanno. Niente, non posso usare il sigaro. Stavo cazzeggiando schermo, c'era questo articolo che lo confermava. Siamo riusciti a salvarci tranquillamente. Abbiamo rischiato. Mosche intorno, inizio a puzzare. E quello là? Comunque la Play 4 mi sembra che è più venduta della One in generale, assolutamente, i dati lo confermano. Lo pensavo anch'io, non capisco sta console war, ma no, infatti. È una cosa per non annoiarsi, probabilmente. Stop, stop. Ma guarda lì là, bamba, si corrono. Torniamo giù, riproviamoci la chiarotta. Devo trovare qua un... Cioè, oh, questo volevo fare prima. L'aria è libera. Attenzione, perché l'ho visto, ma lui non ha visto me. La curva!
you head indoors. If you get surrounded, you'll have nowhere to run. Ok, questo muore. Li ammazzo tutti. Ognuno si prende quello che vuole, sono d'accordo, lo hanno detto su Player Inside. Se sono difettosi le avrebbero già ritirate al mercato, visto, e le avranno già ritirate al mercato. Cazzo, devo nascondersi due. Intanto qua c'è un altro generatore, sbaglio? Metalli minori? Cazzo, 18 metri. Sta arrivando, attendiamo. Stanno andando su stranamente. Attendiamo un attimo. Vediamo prima di staccare di trovare il tizio. Abbiamo fatto vecchie rocce. Ho sbagliato. Cosa? Dai. There, that's the target. Это процесс. Я его сделал. Это мой шедевр. Обычные протезы. Это скучно. Bianchi, se stanno arrivando via, non ci si divide. If there's nothing in the way overhead, you should be able to fool them. Dai, 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 prendilo. Boss, that's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Non niente, avevo cliccato su ignora. Allora facciamo così, lo scarichiamo con il... No. Il miglior punto non utilizzarlo. No, finché ci sono. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Allora, adesso richiamiamo, vacca boia che ansia. Allora, elicottero. Cazzo. No, se muoio qui mi cazzo. Dove sei cavallo, dove sei? Cazzo, di sotto. Via. Un attimo. Raccogliamo la piantina. Rota nera, va. Ciao, fido compagno. Andiamo. Ok,
ce l'ho fatta. Però fermiamoci un attimo, vediamo. E le altre? Le altre me le sbloccherà dopo. Intanto facciamo elicottero, punto di recupero. Anche qua. 194 minuti, via. No. No, devo cambiare punto di elicottero, punto di recupero. Roger. Il fatto del discorso delle case produttrici è un po' difficile da spiegare, diciamo. E ce l'andava a fare, sì. Ragazzi, che sudata. Torniamo un attimo alla Mother Base, prima di staccare, mancano 10 minuti. Tanto rispondo. Mission complete. Great work. Sì, ce l'ho fatta. Vediamo un attimo l'eroismo attuale che sta aumentando, non mi dispiace. Ale, ormai è ora, inizio a sentire anch'io la stanchezza. Mi fa veramente piacere però che la seguiate, al massimo comunque sabato o domenica ci si organizza per la live. Per... un attimo. The thing is, his specialty isn't mechanics, but something called bionics, engineering based on... lo teniamo lo stesso. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. If you're interested, go ahead and give the development order. Ah, abbiamo ottenuto cassette. Le braccia bioniche ora possono essere sviluppate subito. Vabbè, ma mancano ancora 10 minuti. Vedo un attimo... e cosa posso fare, va bene, ne abbiamo preso un sacco stavolta. Grande missione principale, è stata anche abbastanza veloce. Dai, domani una live ci sta, ci starebbe, ma domani purtroppo non ci sono. Ci sarei forse sabato pomeriggio se non lavoro, e domenica pomeriggio sicuramente. Anche perché inizio a sentire un attimo la stanchezza. Completamento 4%, mi fa piacere. No, aspettate, cazzo di missioni. Cassette audio, vabbè, leviamo alla Mother Base. We were lucky to get our hands on that cyborg arm developer. He said I was in a British military hospital. Cassette audio. Ah, abbiamo trovato una musica. Phantom Pain. Bella. Allora sabato sera, la sera è molto difficile. Luke inizia una nuova serie in Minecraft in live. Potrei, ma dovrei sentire comunque il Fido. Attenzione, musica. Il Fido Tumpai, mio socio in Minecraft, però non lo so, devo vedere anche come organizzarmi, perché avrei anche altri giochi. Il 10 esce Uncharted Collection e vorrei prenderlo e giocarlo o in live o fare comunque delle specie di gameplay su YouTube. Devo vedere un attimo come organizzarmi. Missioni opzionali, vediamo. Ancora?
Non ho parole. Morite ammazzati. No, non voi, ovviamente. Intanto qua ho sbagliato. Il grandissimo Tumpai. Ah no, Tumpai però con la M. Il grandissimo Tumpai. Leggete il suo blog, ve lo scrivo in chat, guardate. Diario segreto di un nerd. Provate a scriverlo su Google e dovrebbe. Io vado, ciao. Ciao Dark, grazie per essere stato con noi. Allora, torniamo alla Mother Base, che non so come cazzo ci faccio a tornare. Torna alla Mother Base. Vai. At the Mother Base. Facciamo fare una specie di bagno a Solid Snake, che ne ha bisogno, cazzo, puzza, si sente. Diario di una schiappa, ma perché? Poveraccio. Ah, che... stanca a fare live, stanca. No, sono stato un po' in tensione per la missione principale, effettivamente, lo ammetto. Adesso vediamo un attimo di vedere, di sistemare qualcosa di potenziale. Potremmo potenziarci il braccio bionico, vecchie rocce. Luca, ti preghi, fai una live da 4 ore, please. Vacca boia, 4 ore. 4 ore, cazzo, è un lavoro. Intanto vi ricordo Luca Grax 89 su YouTube, Facebook, Twitch, Ludomedia e Grax 89 su Instagram. Riprendiamo la partita. Ok, la Diario di una schiappa è un film, sì, è anche un fumetto, tra l'altro, credo. Cazzo, 4 ore, sono 4 ore. Cosa posso tuffarmi? No, c'è ancora il mare. Sotto consiglio di Darko Ale, che ricordo che i due mi dissero di non lavare Snake, perché quando sarebbe tornato alla Mother Base avrei sbloccato una scena della Madonna. Intanto mettiamo il braccio bianco, così non combiniamo casini alla Mother Base. Permesso? Posso? Vediamo se ho sbloccato qualcosa. Luca, allora pubblica un video sul tuo canale YouTube. Lo farò presto, sto finendo domani. Scusa. E domani finirò di registrare appunto per il canale YouTube un game story su Metal Gear, che pubblicherò domenico la prossima settimana a seconda dei video che ho già caricato sul tubo. Ho fatto la scena oggi, una cosa epica, la scena, cioè la cosa, ma io sono sporco, lercio, prima avevo le mosche attorno, ma nessuno è ancora presto? No, che sennò ti spacco la testa se mi alleno con te, cioè ti spacco la testa giustamente. Vediamo cosa possiamo G0 equipaggiata. Ok, qua unito, abbiamo sbloccato un questa va sempre le solite armi di merda. Poi questa è carina. Vediamo cosa possiamo potenziare. Ciao, questo sì. Sviluppo A. Sì. Sono qui, lanciameli qui, cazzo, devo dirti. Bene. Sì, me l'ha consigliato Ale Pro Game, è vero. Il video comunque si arriverà. Devo un attimo. Stavo aspettando un attimo il nuovo microfono, giusto per registrare comunque la parte vocale del video game story che uscirà. Vi ricordo Luca Grax 89 su YouTube. Affanculo, che dolore di merda! Ma cosa fa? Si inserisce dentro una scatola. Ok, fatto. Poi, gestione staff, giusto perché abbiamo ottenuto nuovo personale, lo assegniamo nella loro migliore zona. Gestione della base. È sbloccata, posso farlo? Sì. Cazzo, sì. 2 ore 10 minuti, vabbè, non male. Qui a posto. Gestione dello staff ancora. Questo unità di ricerca, unità di ricerca, unità di ricerca,
Unità di ricerca, unità di ricerca. È sempre lui? Ma che cazzo? Sviluppo, torniamo un attimo qua che mi interessa. Ci vuole il tempo che ci vuole per caricare sto cazzo di Android, che poi metterò sul telefono nelle prossime puntate. Luca, mi dichi. Ovviamente scherzo, cioè insomma. No, aspettate, uccidi, questo potrei. Ma guardate, faccio questo giusto per dire, l'ho fatto. A nulla, non lo voglio. I fucili li sviluppo perché li devo sviluppare, ma diversamente me ne fotte proprio poco, a dir la verità, a dirvela tutta, vecchie rocce. Ce l'hai Clash of Clans? No. Ho anche detto Clash of Nerd. No, Clash of Clans non ce l'ho, ce l'ha un paio. No, però non ho tempo di giocarci. Gioco proprio sul telefono, gioco a dei giochi molto veloci, molto fast, perché ho il tempo che ho. Questo? Ah no, questo è bloccato. Fanculo, sono tutti bloccati. Qui cosa abbiamo? Qua abbiamo gli scudi, qui le bombe. Vabbè, queste sono le cose che sinceramente per ora guardate, lo produco giusto per. E che cazzo è? Ah, ok. Bengala rifornimenti. Ecco, le granate mi interesserebbe potenziarle effettivamente. Ok, no, non voglio i rifornimenti. Granata fumogena ci sta. Miglioramento, ho guadagnato un trofeo. No, a nulla. È un po' incasinato il menu qua, però vabbè. Queste, che cazzo, bomba a detonazione remota. Tumpai. Esatto, proprio lui. Non voglio. No, ah no, l'ho già sviluppata. Ok, gabbia, questa l'ho già sviluppata. Nuovi scatoloni. Gli scatoloni li produco sempre perché. Motivo mimetico forestale, no. Però questa rossa. Ok. No, ovviamente. No, ah no, questa è là. Va bene, va bene. Mimetica ottica, spero di arrivarci presto. Sigaro Pentazmin. Sì, ok, sviluppiamo i nuovi dispositivi Fulton per recuperare personale. Ah, anche sugli animali, ok. E poi questo qui che. Mortai e postazioni d'artiglieria. No! Che cazzo manca? Cazzarola, vabbè. Ma il prezzo ci sarebbe? Sì, ci sarebbe. Ho 10.000, 40, 30.000. Ah, no. Che sfiga. Ma qui non posso cancellare. No, no. Vabbè, la prossima è mia. Ah, cazzo, il sonar attivo 1. No, questo? 9, 9. Ah, non ho. Quel cazzo è 90.000. O 10. Quel cazzo, io ho 10.040. Ho speso leggermente poco. Medico, precisione, questo cos'è? Nuove abilità, qui qualche mimetica me l'avrei sbloccata, 1000, giusto per dire l'ho sbloccata. No, mi sembra un po' gaio, però vabbè. E qua sì, ovviamente, 10.000, già non posso più, però vabbè. Elicottero, che cazzo abbiamo sbloccato? Ovviamente le cose vanno avanti non con le secondarie, ma con le principali. Tanto sono già le 11, it's time to go to posto. Vediamo un attimo solo l'ultima cosa, liste. Allora qua la prossima sarà questa sicuramente, così me la levo dalle balle, e poi faremo dove riposano le api. Bene, vecchie rocce, io vi saluto con Snake che no, niente, con Snake che niente, vi saluto, vi ricordo Luca Grax 89 su YouTube, Facebook, Twitch, Indomedia, Grax 89 su Instagram, e noi ci rivediamo probabilmente nel weekend per una nuova live. Detto questo, vi saluto e vi auguro buonanotte. Ciao vecchie rocce.